Cari fratelli e sorelle, bentornati a tutti. La mia ricca estate è finita. È finita con un campeggio in cui con i ragazzi più grandi siamo andati sul lago di Como, non sul lago ma sulle montagne intorno al lago, e lì abbiamo iniziato il campeggio. Erano ragazzi grandicelli, si poteva fare con un cerchio. E in questo cerchio ci siamo domandati: che cosa mi aspetto da questo campeggio? Era una domanda un po' azzardata, perché si rischiava il silenzio, si rischiava risposte banali, invece sono venute fuori cose bellissime. Ve ne condivido una ragazza ha detto: sono qui sperduta su questa montagna per capire cosa mi manca veramente di ciò che ho a casa. Qui che non ho nulla potrò capire cosa veramente mi manca a casa. Ebbene, poi il campeggio ha dato molto di più, e quegli obiettivi che c'erano e c'eravamo anch'io prefissati, il Signore li ha abbondantemente superati. Ma è stato importante iniziare con quel cerchio, dove ognuno ha detto qual era il suo obiettivo. Allora io vi pongo questa domanda all'inizio di questo cammino, 2017-2018. Qual è l'obiettivo che ti poni? Qual è l'obiettivo che ti poni quest'anno? Vi invito a fermare qui l'insegnamento per poi riprenderlo dopo, ma subito rispondere a questa domanda. Qual è l'obiettivo che mi pongo nella mia partecipazione alla cellula anno 2017-2018? È necessario però avere anche un obiettivo comune. Bello che ognuno di voi abbia il suo obiettivo, e sarei stato tanto curioso di sentire quali sono. Ora proviamo a definire un obiettivo comune come cellula. Certo, l'obiettivo della cellula è l'evangelizzazione. Noi siamo qui, voi siete lì, voi tutte le settimane rubate tempo alla vostra famiglia, ai vostri impegni, al vostro lavoro, ai vostri affetti, ai vostri amici, per l'evangelizzazione. Siamo qui per questo. Ma a volte per raggiungere un obiettivo grande è prima necessario passare per piccoli obiettivi. Vi faccio un esempio. Un ragazzo di 10 anni capisce che deve fare il dottore. Non è che studierà libri di medicina. Stabilirà come obiettivo primario quello di fare bene le scuole medie. Svolte le scuole medie, si darà come obiettivo far bene un liceo. Fatto il liceo, si darà come obiettivo l'università. E poi. Quindi, alla fine di tanti obiettivi intermedi, si raggiunge il grande obiettivo. L'obiettivo delle cellule è evangelizzare. Però guardiamo qual è l'obiettivo intermedio che dobbiamo raggiungere adesso. Potremmo anche darci un piccolo obiettivo che ci conduca fino a Natale. Ve ne faccio alcuni esempi. Sono soltanto degli esempi perché solo voi conoscete cosa avete bisogno. Primo obiettivo possibile: prendere tutti l'abitudine alla messa domenicale. Lo so, qualche cellula più grandicella sorriderà a questo obiettivo, però abbiamo delle cellule che fanno un po' fatica in questo punto. Ebbene, lavoriamo su questo. È chiaro che non posso evangelizzare se non vado a messa la domenica, perché se non mangio Cristo risorto, se non incontro Cristo risorto, è difficile poi annunciare il Vangelo. Prendiamoci questa abitudine, lavoriamoci, organizziamo l'aperitivo dopo la messa o la colazione prima, passiamoci a prendere, chiamiamoci al telefono, arriviamo a metà messa, veniamoci una volta sì, una volta là per cominciare, ma lavoriamo su questo obiettivo intermedio.
Un altro obiettivo intermedio può essere educarci all'adorazione eucaristica personale. Oramai abbiamo scoperto anche questo. Abbiamo bisogno di intimità con Gesù perché veramente il fuoco nel nostro cuore si è acceso. E quindi possiamo lavorare su questo punto. Un altro punto ancora possibile, conoscerci e amarci di più. Magari quest'estate ci siamo un po' trascurati, magari siamo andati in vacanza anche dalla cellula e soprattutto dalle persone che la compongono, rivelando che dobbiamo stringere un po' i legami tra di noi. E allora possiamo darci questo obiettivo da qui a Natale, studiando insieme una strategia comune. Un altro obiettivo possibile può essere cambiare il servo perché è demotivato. Quindi un servo che non ha più voglia di fare il servo, un servo spento, può anche dire, e chiaramente deve dirlo lui, altrimenti diventa un processo in diretta e non vogliamo che sia questo, valutiamo se è il caso di cambiare servo, perché io non ho più le motivazioni per spingervi e invece vedo che nella cellula ci sarebbe chi è più in grado di me di portare il fuoco e io stesso vecchio servo. Ne trarrei giovamento e potrei diventare il futuro servo della cellula che nascerà. Un altro obiettivo può essere vivere esperienze forti insieme. Un altro obiettivo intermedio può essere curare di più l'incontro speciale. A volte negli anni abbiamo visto che alcune cellule vivono l'incontro speciale un po' come una settimana di vacanza. E non come un momento per l'evangelizzazione. E allora veramente studiare una modalità forte, incontro speciale. E poi a voi guardarvi, parlarvi insieme e capire di cosa avete bisogno. Concludo semplicemente con questa affermazione. Quando avrete definito l'obiettivo comune, non sia un definire qualcosa che poi non ci impegniamo a portare avanti. Veramente prendiamocelo come impegno da qui fino a Natale. Che il Signore vi benedica e vi accompagni in questo cammino. Che la Madre di Dio, Maria, la stella dell'evangelizzazione, sia colei che ci guida nel nostro cammino. Che possiamo godere della visione di tanti fratelli e sorelle che accolgono Gesù nella loro vita, ma ancor prima che ognuno di noi sia pieno di zelo e di ardore e voglioso di far conoscere Gesù al mondo che ci circonda. Cari discepoli, cari fratelli e sorelle, discepoli di Gesù e fratelli e sorelle mie, che sia un anno che viviamo insieme nell'annuncio del Vangelo. Vi benedico. E vi accompagno con la mia preghiera. Ogni giorno voi siete nella mia preghiera. Vi chiedo perdono se a volte ho pregato poco per voi, ma questo è il mio obiettivo per quest'anno: pregare molto per voi, per sostenere la vostra evangelizzazione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.